una rifinitura di qualsiasi progetto, all'uncinetto stesso o ai ferri che sia, inseriamo il nostro uncinetto all'interno del nostro progetto ed estrapoliamo un'asola. Dopodiché noi abbiamo i punti V qui e per tutto il nostro primo giro prendiamo soltanto la costina del davanti, per cui questo è il nostro punto V per intero con due gambine e noi inseriamo l'uncinetto soltanto all'interno di quella davanti ed estraiamo una maglia bassissima. Manteniamo la mano un po' morbida oppure per maggiore sicurezza possiamo anche prendere un uncinetto un po' più grande. Alla fine della riga, se lavoriamo in tondo, ci riagganciamo alla prima maglia bassissima che abbiamo creato, però stavolta prendendo la costina posteriore in questo modo, lavorando per tutto il giro nuovamente. Se invece lavoriamo in linea, giriamo il nostro lavoro, ci alziamo di una catenella e prendiamo nuovamente la costina anteriore, non del punto V che abbiamo creato nel giro precedente, ma sempre all'interno del punto V della fine del nostro progetto. Per vedere meglio, questa è la catenella che abbiamo appena creato e qui è il punto V dove ci siamo agganciati, perché vedete si aggancia qui, per cui stavolta quando lavoriamo appunto in linea prendiamo questa costina, sempre quella anteriore, ma chiaramente avendo girato il verso del nostro lavoro andiamo a lavorare l'altra. Ci rivediamo appena completata la riga. Terminato anche questo secondo passaggio, a prescindere poi se abbiamo lavorato in linea o in tondo, ci ritroviamo sul diritto del nostro lavoro. Abbiamo fatto due giri, per cui il nostro lavoro adesso si presenta in questo modo. Abbiamo dei bordini a maglia bassissima. Adesso andiamo a fare il nostro ultimo giro. Prendiamo la costina posteriore del primo giro a maglia bassissima e la costina anteriore del secondo giro a maglia bassissima che abbiamo fatto e lavoriamo un'altra maglia bassissima, per cui prendiamo costina posteriore del primo giro, costina anteriore del secondo giro e ricaviamo un'altra maglia bassissima. Tra le altre cose si trovano accanto e di conseguenza è anche facile non saltare poi una maglia. Anche questo chiaramente lo lavoriamo per tutta la nostra riga. Ecco qui il nostro bordino I-cord realizzato all'uncinetto.